Anche a Salerno città sono partite le convocazioni per i dodicenni che intenderanno aderire alla campagna vaccinale. Le prime somministrazioni nel capoluogo sono in programma nella giornata di domenica e fanno seguito a quelle già partite nel resto della provincia. Il Cilento, tra l'altro, detiene il record del primo dodicenne vaccinato a livello nazionale. Carlo, residente a San Mauro Cilento, ha ricevuto la vaccinazione nell'hub di Acciaroli. Abbiamo potuto apprezzare non il momento della vaccinazione dei ragazzi, ma la voglia con i quali i ragazzi stanno affrontando il momento della vaccinazione, con l'incoscienza tipica dei più giovani, ma con la grande voglia di ritornare a sorridere, abbracciarsi, giocare insieme, cosa che veramente in questo anno e mezzo gli è molto mancato. E questo ci fa anche molto ben sperare per la stagione turistica che si è avviato oramai e che sembra essere veramente molto positiva. Noi ci faremo trovare pronti come al solito per dare il massimo di servizi a chi sceglierà i nostri territori per le proprie vacanze e soprattutto per rilanciare un messaggio di speranza e ripartire in sicurezza con le scuole a settembre. Intanto la campagna prosegue spedita in tutta la provincia. Nel weekend sono in programma 5 open day, alcuni dei quali anche notturni. A Salerno si terranno il 5 e 6 giugno dalle 8 alle 16, dalle 20 alle 6 presso il centro sociale di Passena e dalle 9 alle 19 in quello di Matirno.